È finalmente archiviata a Sant'Agostino la storia del terremoto 2012. Dopo l'inaugurazione della piazza, ripristinata nella sua piena funzionalità, il cardinale Matteo Zuppi ha riaperto le porte della chiesa parrocchiale, restituita alla comunità dopo un cantiere durato 3 anni e chiusa da quei drammatici giorni del maggio 2012, che hanno causato la morte di 3 lavoratori e di una donna ed enormi danni alle fabbriche e agli edifici storici come la chiesa e il municipio, che poi è stato definitivamente demolito. Una gioia grande, ha detto il cardinale nell'omelia, perché è gioia di tutti. La grande porta a vetri che fa entrare la luce crea un legame di reciproca accoglienza tra la piazza e la chiesa. Sant'Agostino divenne subito uno dei simboli mediatici dello sciame sismico di quel tragico mese di maggio, che ha pesantemente coinvolto non solo la parrocchia, ma tutte le comunità della zona pastorale, rafforzando però anche la collaborazione e il pensarsi insieme. In questi anni la comunità, guidata da Don Gabriele Porcarelli, non ha perso neanche un giorno di servizio pastorale, come la scuola materna, il doposcuola parrocchiale. Dopo il lungo periodo vissuto nella chiesa provvisoria, che ora verrà utilizzata come sala polifunzionale, la comunità è dunque rientrata nella sua storica sede parrocchiale, il cui recupero strutturale architettonico era partito nel 2016 e ha interessato la chiesa, il campanile, l'oratorio della Madonna e la canonica. Gli interventi sono costati in tutto 2.300.000 euro, una parte proveniente dal fondo per la ricostruzione e un'altra dall'assicurazione. Il restauro è stata anche l'occasione per provvedere all'adeguamento liturgico della chiesa, con la collocazione di un nuovo ambone e della sede del celebrante e la consacrazione del nuovo altare. «Abbiamo capito», ha detto l'arcivescovo nell'omelia, «quanto ci vuole per riparare quello che viene rovinato in un attimo, e per questo non dobbiamo avere nessuna complicità con il male». Per farlo è necessaria una virtù poco diffusa in una stagione di illusoria rapidità digitale, la perseveranza. Alla celebrazione era presente, oltre al sindaco Roberto Lodi, ai tanti volontari e alle forze dell'ordine, il governatore Stefano Bonaccini, commissario alla ricostruzione. L'importanza di questa casa, ha detto ancora il cardinale Zuppi, non è solo la sua bellezza e la sua storia, anche, ma soprattutto, perché questa è la casa di Dio tra gli uomini, di Dio che ci ama per primo e ci dona il sale e la luce del suo amore. Dio è amore e ricostruisce quello che il male rovina e divide. Noi abbiamo ricostruito la sua casa, ma è Lui che ricostruisce ognuno di noi e la nostra comunità. È Lui la vera sicurezza, è la roccia che non teme avversità, la forza che permette di affrontare tutti i terremoti.